Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, torniamo oggi a parlare di una delle moto forse più interessanti previste in uscita breve, ovvero della Maxi Enduro dello Squarna, la Nordel 901. Una moto che lo Squarna ha presentato come concept all'ECMA del 2019, che in quell'occasione ha impressionato un po' tutti per alcune soluzioni e per le forme. Una moto che si basa sulla 890 Adventure della KTM, quest'ultima una moto un po' criticata soprattutto lato estetica, avendola vista anche dal vivo, vi dico, la 890 Adventure a livello estetico è una moto un po' sgraziata nelle forme, al contrario la Norden invece ha convinto tutti perché è molto bella anche dal punto di vista dell'estetica, del design, una moto, la Norden, che richiama lo stile della KTM 950 Adventure. Allora, oggi torniamo a parlare della Norden 901 perché ci sono due novità interessanti. La prima, hanno beccato un muletto durante una fase di test sullo Stelvio recentemente, pochi giorni fa, quindi vi mostrerò le foto. La seconda notizia è che poche ore fa Husqvarna sul suo canale ufficiale YouTube ha rilasciato un quarto video che ci fa conoscere questa Norden 901. Diciamo che Husqvarna sta rilasciando diversi video dove ci mostrano, per esempio nel primo ci mostrava il design, insomma ci mostrano diversi aspetti di questa Norden, tutti i video che porteranno tra un po' alla presentazione ufficiale della moto. Siamo arrivati appunto al quarto episodio e si vede la forma definitiva della Norden anche con la livrea, quindi un video molto interessante, fatto veramente benissimo oltretutto, che vi lascerò linkato qua sotto nelle info di questo video. Ci cliccate nel link che vi metto e vi gustate i 3 minuti circa del video dello Squarna che, credetemi, è fatto veramente molto bene. Cioè, se guardate tutto fino alla fine quel video, una volta terminato vi viene voglia di prendere la moto e andare a esplorare foreste e montagne. Comunque sia, parliamo un attimo del muletto che hanno beccato sullo Stelvio, qui di fianco vi lascio qualche foto, ce ne sono 3-4, diciamo che ci mostra una moto nella forma che praticamente ormai conosciamo tutti, quindi il classico doppio faro, il classico faro a LED, rotondo, abbiamo poi lo stile, appunto, la forma della 950 Adventure, tutta nera perché ovviamente questa è un muletto, è una moto camuffata, non potevano montarci sopra, metterci sopra la livrea quella definitiva. Diciamo che hanno fatto così sicuramente per evitare che gli appassionati comunque riconoscessero la moto, però alla fine capite che chi va in moto è così appassionato che quando vede una moto come la Norte la riconosce a colpo d'occhio e infatti l'hanno fotografata. Diciamo che a livello di caratteristiche, quello che vediamo in foto è quello che già ci aspettiamo da questa moto, però si vede anche un particolare interessante che è quella della strumentazione. Vi ricordo che all'ECMA del 2019 Husqvarna ha portato una versione concept che utilizzava una soluzione molto interessante e forse anche l'unica moto che monterebbe un sistema simile, ovvero due display uno sopra l'altro che potevano mostrare una sola immagine, no? Però da queste foto spia di questo muletto si vede che la moto va a utilizzare soltanto un display che sembra grosso TFT, sembrerebbe quello della 890 Adventure della KTM, no? Quindi potrebbe essere che in effetti la versione definitiva della Norden vada a perdere il sistema visto sulla concept, quindi il doppio display, oppure potrebbe essere che magari di serie vi danno un display, mentre se pagate a parte vi danno un sistema di doppio display, un po' come fa la BMW che per esempio sulla F750GS vi dà di serie una strumentazione e poi pagando a parte si può avere anche la strumentazione TFT. Per quanto riguarda il resto, dicevo, la moto è un po' come già la conosciamo anche a livello proprio di forme. Mentre adesso vi mostrerò delle immagini forse ancora un po' più interessanti perché sono quelle riprese dal video dello Squarna dove si vede appunto la moto in forma definitiva con anche la livrea. Quindi finalmente conosciamo anche la colorazione o una delle colorazioni, perché magari la moto potrebbe avere anche una o due o tre livree diverse. Qui di fianco vi lascio qualche immagine, questa è la livrea che si vede nel video, molto bella, richiama comunque i colori della casa svedese. Si nota una livrea bianca con inserti gialli e con il marchio poi dello Squarna. Secondo me è una livrea fatta molto bene, cioè è una classica livrea,
la classica livrea che ti aspetti comunque su una moto come la Northern. Quindi, in forma definitiva, vista così quantomeno nel video, secondo me la moto è bellissima. Cioè, con questa colorazione qua è semplicemente fantastica ed è uno spettacolo. Per il resto il video è molto affascinante, quello dello Squarna, però non ci sono comunque altre indicazioni su quantomeno le caratteristiche della moto. E adesso magari parliamo un attimo della Northern 901, come dovrebbe essere fatta, anche se non c'è ancora una scheda tecnica ufficiale completa. Dunque, dicevo, la moto si basa sulla 890 Adventure della KTM, il motore è lo stesso, dovrebbe essere lo stesso, quindi parleremo sempre della LC8, che è un 889 di cilindrata bicilindrico con una potenza sulla 890 Adventure di 105 cavalli a 8000 giri e una coppia di 100 Nm. Attorno ai 6500 giri, l'890 Adventure va a pesare 196 kg a secco, quindi questo più o meno dovrebbe essere il peso anche della Northern 901, più o meno. Altre cose, dunque, possiamo dedurre che il telaio sarà il telaio in acciaio a cromo molibdeno utilizzato anche sulle KTM. Da quello che si può vedere dal video, comunque, sembra che le sospensioni potrebbero essere le WP Explore da 48 mm con una forcella comunque regolabile. Il piatto frenante potrebbe essere quello montato anche sulla 890 Adventure, quindi pinza radiale a 4 pistoncini con due dischi all'anteriore da 320 mm. Gommata, dovrebbe essere gommata, quantomeno si vede sempre dal video, sembrano essere le Pirelli Scorpion Rally STR, mentre ovviamente abbiamo le ruote 21-18. Altre cose, niente, la strumentazione appunto potrebbe essere, anzi dovrebbe essere quella della KTM, da quello che abbiamo visto dalle fotospie del muletto, mentre come elettronica totalmente sconosciuta, però potremmo supporre che sarà quella utilizzata anche sull'890 Adventure, quindi potremmo avere l'ABS cornering, traction control cornering e poi il controllo della coppia del motore in rilascio. Questa più o meno è come dovrebbe essere fatta la moto. La livrea l'avete vista, rimane l'incognita un po' del prezzo, no? Ragazzi, il prezzo io ve l'ho sempre detto, sarà abbastanza altino, in quanto comunque lo Squarna, diciamo che potremmo inquadrarlo come un marchio più costoso premium rispetto alla KTM, quindi sicuramente sarà una moto più costosa rispetto quantomeno all'890 Adventure, che già di per sé la KTM va a costare circa 13.500 euro. La variante invece Adventure R dell'890 va a costare un po' di più, 14.600 euro circa. Secondo me la moto, la Northern, potrebbe andare a costare 14-15.000 euro. Secondo me questo più o meno sarà il prezzo della moto, quindi di fatto più o meno quanto costa anche la Honda Africa Twin. E da questo video, ragazzi, da questo video aggiornamento sulla Northern è tutto. La Northern comunque è una moto molto interessante, molto attesa, molto chiacchierata e della quale comunque vi sto parlando da molto tempo, da 2 anni a questa parte, con piccoli aggiornamenti, piccoli passi che ci porteranno a breve comunque all'annuncio ufficiale. Cioè, vedendo comunque le foto del muletto, vedendo anche tutti questi video che stanno arrivando da parte dello Squarna, secondo me manca poco. Se non novembre, secondo me massimo qualche settimana, massimo metà settembre, fine settembre, secondo me arriverà comunque la presentazione ufficiale di questa moto. E potrebbe vendere molto bene perché in Italia questo segmento comunque diciamo vende tanto. Da questo video invece è tutto, vi terrò informati. Lascio un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al nostro canale YouTube con lo Instagram e il backer ufficiale. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!